Voleva. Come avete visto. Ok, Bueno. e per adesso mettiamo vista galleria, quindi in alto a destra vista galleria, e poi direi che fra poco passiamo a vista oratore, che poi sarà quella che, diciamo, quando ognuno parla, verrà inquadrato quello che parla, che poi servirà anche per vedere eventuali condivisioni dello schermo, video, eccetera, eccetera. Basta. Tienale, si vuoi mettere la vista dell'oratore adesso? Subito, sì. Ok. Passiamo a vista oratore. Ok. Bueno, I'm going to speak in English for this. Oh, one moment. Sorry, one moment. Okay, I'm going to speak in English for this very short introduction. So, good evening, everyone. Thank you for joining us in another Urban Rights European Edition parliamentary session. I'm going to say a few words about urban rights, about the project. This project has quite a history. Actually, it counts its first parliament back in 2011. Urban rights is designed as a methodology that collects and analyzes variable opinions over relevant matters of our communities and uses what we call the local parliament, such as this one, in order to do so. A parliament, at least for the urban rights community, is not a formal event of people dressed up in suits. It's a tool for gathering. So during the last 9 years, we have practiced this methodology quite a few times with the aspiration of creating an open and democratic platform where there could be discussed urban and rural matters. This year, for the Urban Rights 2020 edition, we aim to expand the Urban Rights Network by co-creating to the European political scene, the first prototype for a European Parliament of Urban Rights. This autumn, we will be presenting 8 events across Europe, 8 parliamentary sessions among 5 European embassies from Italy, Germany, Greece, Belgium, and France. In these extraordinary circumstances where we found ourselves due to the global pandemic, we have asked the ambassadors of the European Parliament to think of how can we get together and reflect collectively on the matters of our local communities. The challenge is to open a conversation in order to discuss the but the controversial points. And we believe that the best way to do so is not by giving answers, but by asking questions. The space where we aim to do so is the space of a parliament. Now, there is not a fixed method to organize a parliament. It is open to interpretations of each one of the ambassadors. So today, and speaking on behalf of the Organization of Urban Rights, we are agreeing to see this Bologna version of the parliament session curated by Archipiélago, by Irene, Giulia, Cecilia, and Alfredo. Thank you so much for putting all this effort for this event. And thank you for your time. Thank you. Luis, lo faccio una piccola traduzione veloce in italiano, va bene? Così per, riprendo un po' le tue parole. Quindi Luis diceva che Urban Rights è un progetto che ha una lunga storia. Il primo Parlamento è stato ideato nel 2011, quindi sono diversi anni che questo progetto va avanti,
è concepito più come una metodologia che raccoglie e analizza opinioni su questioni che riguardano le nostre comunità. E per farlo utilizza questi strumenti che noi chiamiamo parlamenti locali. Quindi un parlamento è praticamente un evento informale, no? Che non è una cosa, non è un evento in cui diciamo siamo in giacca e cravatta, ma uno strumento di raccolta, quindi molto più informale, che negli ultimi 9 anni abbiamo utilizzato questi metodi cercando di creare una piattaforma aperta e democratica dove si potessero discutere questioni che riguardano le realtà urbane e rurali. Per questa edizione del 2020, il diritto dell'Urban Rights, è appunto quello che abbiamo fatto è puntare ad espandere un po' la rete, no? Quindi centrandoci un po' sulla politica europea e il Parlamento europeo dei diritti urbani. Quindi quest'autunno si presentano 8 eventi in tutta Europa, di cui 8 sessioni parlamentari, e di cui 5 sono provenienti da tutta Europa, quindi Italia, Germania, Grecia, Belgio e Francia. E in questa circostanza straordinaria in cui ci troviamo, a causa anche della pandemia, diciamo, abbiamo chiesto agli ambasciatori dei parlamenti europei di pensare come possiamo riunirci e riflettere insieme sulle questioni delle nostre comunità locali. Quindi la sfida è quella di aprire una conversazione per discutere. E soprattutto per discutere delle controversie, diciamo, di quelle che sono le problematiche urbane. Quindi crediamo che il modo migliore per farlo non sia quello di dare delle risposte, ma porci delle domande. Quindi lo spazio, non c'è una vera metodologia, non c'è un vero metodo prestabilito, ma ogni ambasciata ha aperto un po' l'immaginazione e la creatività e ha creato delle sessioni parlamentari e, diciamo, ad hoc. Quindi, a nome del Parlamento dei diritti urbani, diciamo oggi assisteremo alla sessione parlamentare di Bologna, quindi quella italiana, condotta da Irene Giulia Cecilia Dio, Alfredo. E grazie a tutti per partecipare all'evento e grazie del tempo che ci state dedicando. Passo la parola a Cecilia che inizia un po' la spiegazione generale. Sì, ciao a tutti. Io diciamo che volevo solo dire 2 parole ringraziando gli ospiti che abbiamo invitato, che sono poi quelli che ci hanno contribuito a questo progetto di ricerca. E, allora, noi siamo, ha già detto Alfredo, siamo Cecilia, Alfredo, Irene e Giulia e siamo ambasciatori di Bologna per questo progetto di Urban Rights. E, con noi abbiamo come ospiti oggi Matteo Giovanardi, che è un residente dell'area dei Colli Bolognesi ed è presidente dell'associazione culturale Face in a Factory, che promuove il progetto Parco Colli, che abbiamo già nelle precedenti sessioni, diciamo, anticipato, presentato, ma andremo a ribadire per gli ospiti che non erano presenti le scorse volte. Con noi ci sono anche Roberto Sartor, che è parte dell'associazione Chiocciola Casa del Nomade, quindi oggi la rappresenta, e abbiamo Riccardo Mercuri, del Centro Antartide. E direi, diciamo, che fra i nostri ospiti è tutto. Vorrei passare la parola ora ad Irene che presenterà il progetto del Parco Colli, che è in qualche modo la genesi di tutto questo progetto, che poi noi abbiamo declinato come una sorta di ricerca diciamo propedeutica allo sviluppo eventuale di questo progetto, che poi abbiamo, diciamo, realizzato in forma di ricerca video, di video interviste, di progetti che a noi sembravano interessanti per approfondire il discorso che abbiamo cominciato con il Parco dei Colli. Quindi passo la parola ad Irene, ringrazio di nuovo tutti e grazie. Grazie e buonasera a tutti. E,
Alfredo, con parlo. Sì, condivido lo schermo così. Ok. Ok, intanto io inizio a raccontarvi. Siamo quattro professionisti che si sono conosciuti all'Università di Architettura di Ferrara. Ognuno di noi ha sviluppato il proprio percorso professionale mantenendo contatti e collaborazioni con gli altri. Io sono membro di Fare Associati, Cecilia è membro di Tipi Studio, Giulia è una paesaggista freelance e Alfredo è membro di Zuluark. Noi quattro ci definiamo un collettivo di persone che hanno un interesse comune a sviluppare progetti di rigenerazione urbana, di mobilità sostenibile e di valorizzazione del territorio. Il termine che più di tutti riassume le tipologie di progetti che vogliamo attivare è urbanismo tattico. Si tratta di un approccio non convenzionale alla progettazione di spazi che presentano criticità o sono in attesa di una destinazione permanente. I concetti primari dell'urbanismo tattico sono l'autocostruzione dello spazio pubblico, la promozione dell'uso pubblico della strada, la promozione dell'uso collettivo e pubblico della città e la promozione di una rete di associazioni e imprese. Siamo legati al territorio dell'Emilia-Romagna perché ci distribuiamo territorialmente in quest'area geografica e riconosciamo alle associazioni e alle piccole realtà locali come una parte fondamentale del progetto urbano. Quindi lavoriamo cercando di creare una rete o una sinergia tra di loro. I nostri progetti si concentrano sul tema della sostenibilità sociale e ambientale. Il progetto che condividiamo oggi si è avviato all'inizio del 2020, proprio su diciamo un'idea di Matteo Giovanardi, che oggi è qui presente con noi. È un progetto promosso dall'associazione Felsina Factory. Si concentra sui colli bolognesi, in cui vi sono delle isole verdi a ridosso del centro storico, più o meno valorizzate a seconda delle situazioni, e sono queste isole verdi, questi parchi pubblici, scarsamente collegate tra di loro. Manca una visione d'insieme di questa più grande area verde che sono i colli e una promozione per coordinare trasversalmente tutte le eccellenze e le peculiarità esistenti. Oggi stiamo attraversando un momento di crisi sotto diversi punti di vista: la salute, il clima, la crisi culturale ed economica. Riteniamo che questo momento storico sia fondamentale sia per diffondere delle nuove pratiche e stabilire nuove condizioni e opportunità di vita e di sviluppo. Siamo partiti da questa riflessione per intuire che i colli bolognesi, avendo questa peculiarità di essere così vicini al centro storico, e avendo altra peculiarità di essere abbracciati dall'impianto urbanizzato di Casalecchio, Rastignano e Bologna stessa, essendo così ricchi di verde pubblico, di attività ricettive, emergenze architettoniche, peculiarità geologiche, botaniche, naturalistiche, di attività culturali, didattiche, potrebbero essere valorizzati meglio sistematizzando le singole realtà esistenti, creando un sistema che funzioni nel suo complesso. E vogliamo quindi creare una rete di attori locali che promuovano la sperimentazione di piccole modifiche dello spazio pubblico in modo temporaneo e però altamente comunicativo, in grado di migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi stessi attraverso interventi sulla mobilità, sulla valorizzazione del verde,
sull'organizzazione di microeventi e il tutto coordinato da una comunicazione unica e riconoscibile. E ci auguriamo quindi che in futuro i Colli Bolognesi diventino un vero e proprio parco. Durante il nostro percorso abbiamo affrontato diversi ostacoli, come l'estensione del territorio geografico a cui ci riferiamo, la difficoltà nello sviluppo di un business plan e la mancanza di fondi finanziari nella realizzazione di un progetto di questo tipo. La divisione del territorio in proprietà privata e pubblica è un altro ostacolo, cioè un altro elemento di criticità, e un altro ancora sono una condivisione degli obiettivi, ma la mancanza di strategie comuni tra i diversi attori. Per la Dichiarazione Universale dei Diritti Urbani vorremmo aprire una riflessione, un dibattito tra gli attori locali e imparare da altre buone pratiche, sia nazionali che internazionali. E adesso passo la parola a Cecilia, così vi continuo la presentazione. E come appunto vi dicevo prima, diciamo, una volta diciamo siamo arrivati a questo punto del lavoro, del nostro lavoro sul Parco Colli, quindi un progetto, diciamo, di analisi già in fase un po' progettuale, abbiamo capito che avevamo bisogno di capire come altre realtà che operavano in situazioni territoriali analoghe avevano sviluppato i loro progetti. Quindi abbiamo fatto un piccolo lavoro di ricerca su alcune associazioni di cui appunto abbiamo ritenuto importante il loro processo così progettuale, il loro approccio al territorio. E abbiamo creato una video intervista, una sorta di mini documentario che adesso vorremmo presentarvi. Appunto, come vi dicevo prima, gli ospiti, diciamo in parte anche gli attori di questo piccolo documentario sono con noi, abbiamo desiderato invitarli così poi magari ci facciamo una chiacchierata e quindi ecco, vedrete come queste persone, queste associazioni o questi centri studi hanno analizzato, hanno risolto dei problemi in cui noi in questa fase ci siamo imbattuti. Perciò direi di procedere con la proiezione dell'intervista. Vorrei dirvi che appunto nella chat a fianco dovreste vedere il link al video, e se lo cliccate vedrete che allora innanzitutto vi suggerirei, anzi vi intimerei, di spegnere i microfoni in modo che poi non sentiamo l'eco dei rispettivi video. Poi, una volta aperto il video, vedrete che in basso a destra c'è una piccola icona con sottotitoli, dovete cliccare sottotitoli accesi, in particolare chi non parla italiano preferisce ad avere i sottotitoli in inglese, dove ci sarà appunto la traduzione di queste interviste. Perciò buona visione, la visione dura circa una ventina di minuti e ci vediamo dopo, vi ricordo appunto di spegnere l'audio, di riattivarlo quando poi avremo finito. Se è tutto chiaro, se qualcuno non lo vede può dirlo, scriverlo nella chat subito, così risolviamo il problema subito. Sì, for non-Italian speakers, we're going to see the video now and sur YouTube in the link they have sent on the chat, and you should activate the subtitles to understand on YouTube. So we are going to silence everyone for 20 minutes and we are going to watch this the video and we'll be back in 20 minutes. We're not going out of the call, just everyone watching in his own. Thank you.
Non so se tutti abbiamo finito di vederlo. Aspettiamo un minuto, se volete. Ci sono, sì. Quando avete finito potete riattivare l'audio, così sarà il segnale che abbiamo tutti finito di vedere. Se mi permette di aggiungere una cosa, volevo anche ringraziare Lourdes Cabrera che diciamo ci ha aiutato a realizzare questo video e in tempi record con la pioggia, vento. Più che ci ha aiutato è la regia, diciamo. Sì, quindi. Diciamo così. È solo questo. Sì, sì, grazie mille Lourdes. Lo davo per scontato, però. Della fiducia e di portarmi a questi posti incredibili che erano una roba. Sì, è stato bello. È stato molto freddo, abbiamo patito molto freddo, però è stato bello. E niente, adesso diciamo che se l'abbiamo visto tutti, diciamo il tempo che rimane volevamo dedicarlo a un dibattito, però comunque semplicemente a qualche riflessione che anche noi nel vedere questo piccolo documentario anche in noi sono scaturite delle riflessioni che già magari avevamo un po' embrionali e che vedendo la sintesi, come dire, abbiamo in qualche modo sviluppato maggiormente. E quindi adesso passerei la parola a Giulia che introdurrà così una prima riflessione che potrebbe essere oggetto poi di una discussione, di una chiacchierata. Salve a tutti. Il primo tema che proponiamo per il dibattito è quello della collaborazione e del coinvolgimento di persone interessate al progetto. Tutti e tre i racconti ci hanno fatto capire come l'idea sia sempre partita da un singolo o da un'associazione e che poi attorno all'idea si è riusciti ad unire altre persone che potevano avere interesse a partecipare al progetto. Quindi ci chiediamo come individuare queste persone interessate e come attivare la collaborazione. Per la condivisione del progetto e l'attivazione delle collaborazioni è importante avere una struttura fisica di riferimento? Sul come unire persone dall'esperienza del Sasso Simone Simoncello è emerso come una struttura fisica, nel loro caso il museo o Casa Fanchi, possa fare da punto di riferimento e riesca a comunicare il progetto e accogliere persone e attività legate al progetto stesso. Quindi in questo caso un luogo ben identificato riesce a divenire un luogo di aggregazione e di progettualità per l'intero parco. Poi nello stesso progetto ci ha anche colpito come le persone coinvolte siano per lo più persone che hanno scelto di andare a abitare in questo contesto montano e hanno proprio la spinta a condividere, ad aiutare altre persone che desiderano scegliere un tipo di vita simile. E quindi questa è la nostra riflessione, io vi invito a condividere le vostre, quindi a raccontarci cosa ne pensate sul appunto come attivare collaborazioni con persone o con associazioni e sul ruolo che una struttura fisica di riferimento può avere. Aggiungo una cosa così tecnica, se mi permetti. Nella chat c'è diciamo un tasto che è per alzare la mano, nel senso se qualcuno volesse intervenire, adesso non so com'è in italiano, io ce l'ho in inglese, è raise hand, però... Io non ce l'ho, ad esempio. Ah, no? No, neanche io. Neanche io. Ah, però, allora c'ho... Vabbè, diciamo che proviamo senza... Sì, diciamo possiamo... Sì, Aurora? Sta in participantes. Participanti. Participanti y ves la lista y ahí a la derecha es que es muy poco evidente. A la derecha del todo debajo de participantes pone levantar la mano.
Ah, partecipanti. Sì, dove c'è partecipanti, viene l'elenco dei partecipanti e c'è rise and, si può cliccare e alzare la mano. Ok, lo dico in caso qualcuno voglia intervenire. E vabbè, sì. Intanto sì. Lo provo così vediamo se funziona. Funziona, sì. Funziona. E quello che volevo dire, nel senso che è una cosa da aggiungere così a quello che diceva Giulia, che è interessante appunto, ci ha colpito molto, diciamo, della chiocciola alla casa del nomade, appunto il fatto che, diciamo, un gruppo di giovani comunque che hanno vissuto esperienze all'estero, nel senso, una grande preparazione, riescono comunque a inserirsi in un contesto, andare a abitare e inserirsi in un contesto montano, diciamo che è risaputamente difficile, diciamo, come integrazione. Quindi, e involucrarsi così tanto con le comunità e diciamo, portare tutte le loro esperienze, il loro conoscimento per, diciamo, sviluppare queste attività che fanno, oltre a, diciamo, mantenere il contatto con quello che è, diciamo, il resto del mondo e una comunità piccola locale come Pennabilli o addirittura Casa Fanchi, che sono 3 abitanti. Quindi, nel senso, secondo noi diciamo, è importante questa testimonianza perché, diciamo, come diceva appunto Roberto nel video, è un processo lungo, perché loro ci raccontava che abitano lì da anni, e comunque un processo lungo e che richiede una grande sensibilità. Quindi, niente, questa era un po' una aggiunta. Sì. Posso aggiungere una cosa, Alfredo? Sì. Che forse la cosa che tu sottolineavi è interessante, perché per noi fare questo lavoro di, come dire, di contatto e di costruzione di rete è stato anche un modo per vivere bene qui. E per cui vedo un po' questo doppio valore, no? Non solo quello di appunto attivare, mettere in rete un territorio ed essere in qualche modo portatori di un legame tra locale e globale, grazie anche alle, come dire, nostre esperienze e connessioni, ma anche che nel farlo, per cui non agisci solo sul territorio, ma agisci anche sul tuo modo di viverlo, no? E di starci bene in qualche modo. Poi con tutte le difficoltà del caso, però a livello di processo credo che sia interessante anche forse appunto riconoscere sì la presenza di una struttura, nel nostro caso di un museo, ma anche appunto di un'associazione che è attiva da un po', per cui in qualche modo magari anche un po' conosciuta, ma soprattutto delle persone, perché poi in questi territori non è tanto appunto l'istituzione o il soggetto come può essere un museo, eccetera, ma è soprattutto la relazione personale, per cui pian piano le persone si coinvolgono perché hanno dato parola a te, perché hanno parlato con te, perché hanno fatto un'esperienza con te, per cui forse tutti quelli che sono degli strumenti anche classici, come dire, della partecipazione, penso a come coinvolgere le persone. Ecco, per esempio, noi qui vediamo che tutta quella che è una comunicazione magari più digitale in realtà raggiunge soprattutto persone lontane da qui e pochissimo quelle di qui, soprattutto quelle fasce che magari non sono giovani e che magari con questi mezzi ancora non insomma ancora non hanno modo di avvicinarsi, no? E per cui ecco l'importanza proprio anche di questa relazione quasi uno a uno e anche l'interesse, no, che c'è di andare a cercare certe storie, certe informazioni, di vedere i potenziali. Per cui ecco, mi piacerebbe sottolineare ecco l'importanza di questa relazione molto personale, fatta di persone, ecco, più che di istituzioni o di freddi strumenti come quelli digitali. E io sì, è chiaro quello che dici, diciamo che noi
ci eravamo un po' soffermati sulla questione che avevamo trovato interessante del museo, perché era come un punto di partenza per costruire le vostre attività e anche forse per farle rimbalzare fuori dal vostro territorio in qualche modo. E tutto questo era legato al fatto, diciamo, al nostro progetto embrionale del Parco dei Colli, perché abbiamo pensato che forse quella è una cosa che manca. Cioè, non so, chiaramente non è fondamentale, però ho notato che per voi diventa anche quasi un punto di incontro, da quello che abbiamo visto quando ci siamo incontrati. Un luogo di lavoro dove vi vedete, potete scambiarvi informazioni, quindi si smaterializza un po' la questione digitale, di lontananza, e diventa un luogo fisico dove poi vi trovate, vi riunite, messo a disposizione da un'entità istituzionale che è quale l'ente parco, ecco. Quindi avevamo trovato interessante quello. Poi la questione di vita, di connessioni, di come vi siete integrati, penso che non abbia nulla a che fare col museo, però per quanto riguarda le attività invece così ci era sembrato che potesse avere una qualche importanza, avere una struttura base che sia un centro visite o qualcosa di analogo, perché era un'idea che era venuta tra l'altro a Matteo Giovanardi quando inizialmente ci aveva proposto di lavorare a questo Parco Colli. E se non sbaglio, Matteo, avevi fatto notare che effettivamente era una cosa che mancava, giusto? Sì, sì, sì. Chiamato in causa, rispondo. Se non vuoi, non ti preoccupare, però. Volentieri, volentieri. Sì, io ho guardato con grande interesse il video e intanto ragionavo su quelle che sono le affinità che ho potuto vedere, ma quelle che sono anche le differenze che un progetto come quello che stiamo cercando qui di portare avanti rappresenta. Non abbiamo il problema dello spopolamento dell'Appennino, non abbiamo il problema quindi del cercare di riportare le persone in Appennino, ma nel caso specifico del Parco Colli paradossalmente è il problema opposto, cioè come fare per evitare che una volta che diventa attrattivo i 450.000 abitanti di Bologna si riversino tutti in quella zona? Cioè se vogliamo trasformare questa parte della primissima collina bolognese in una destinazione turistica bisogna in qualche modo organizzarla. Organizzarla non vuole dire farla a numero chiuso, ma vuole dire cercare di trovare quei flussi, individuare quei flussi che seguono vari filoni. Ne abbiamo accennato all'aspetto sportivo, all'aspetto escursionistico, ai luoghi della devozione, alle testimonianze storiche, alla geomorfologia, alla flora, alla fauna, cioè sono tanti i motivi di interesse, cercando di non creare una sovraesposizione del luogo e anche per non stressare chi è residente, perché mentre su un'economia di Loiano che vedevo prima sicuramente portare persone diventa un valore enorme, su Bologna considerate che in 10 minuti, un quarto d'ora a piedi da Piazza Maggiore, che è il centro di Bologna, si arriva già all'interno del territorio, quindi diventa una destinazione che non richiede un investimento mentale in una trasferta, ma diventa una naturale estensione del territorio, del tessuto urbano cittadino, no? Quindi se noi abbiamo la fortuna che il sindaco Dozza bloccò a suo tempo le nuove costruzioni, quindi abbiamo un insediamento abitativo che è estremamente rarefatto, e questo è sicuramente un pregio, altrimenti Bologna, la collina Bologna sarebbe come il dintorno di Genova, non so per chi li ha visti, ha presente che tipo di delirio abitativo che c'è. Ecco, quindi abbiamo ampissimi spazi verdi, ma che però sono occupati anche da residenti che non so con quanta benevolenza potessero vedere flussi pesanti, intensi di visitatori. Quindi se non so se ti ho risposto, Cecilia, ma era quello di organizzare le cose nel modo migliore per poter valorizzare l'esistente, ma al tempo stesso non brutalizzarlo.
Sì, no, è chiaro che sono casi abbastanza diversi quelli che abbiamo visto, perché sono realtà territoriali, come dici tu, diverse, perché non sono parte, cioè noi siamo, diciamo, i colli di Bologna sono all'interno del comune di Bologna, che è una città metropolitana, quindi è un'altra cosa. Era, diciamo, più che altro, diciamo, quello che a noi ci è interessato in particolare di tutte queste esperienze era anche la messa in rete delle varie realtà esistenti su quel territorio, ok? Quindi non necessariamente per attrarre dei turisti, ma per creare una situazione più organica di quella che c'è attualmente sui colli di Bologna, che è un po' frammentata. Quindi abbiamo notato che altre realtà simili, che magari potevano essere frammentate, con persone che avevano idee sparse, si sono in qualche modo riunite e hanno dato vita a qualcosa. Allora sì, scusa, intervengo subito così ti rispondo direttamente. Sicuramente sì, cioè non deve essere un progetto calato dall'alto, impositivo, nel senso che impone qualcosa, ma deve essere sicuramente rispettoso di chi già sul territorio o risiede o economicamente opera da tempo. Quindi sicuramente va coordinato e non gli si può dare un'unica destinazione, ma deve essere qualche cosa che soddisfa esigenze, se vuoi anche simili, complementari, ma fra di loro anche molto diverse, perché chi va col cane a spasso magari sul viottolo non si vuole vedere la bicicletta passare e viceversa, no? Quindi riuscire ad accontentare tutte le aspettative che può avere un frequentatore dei colli, lo puoi fare anche se tu cerchi di coordinare chi già opera, in modo che tutti abbiano soddisfazione non solo economica, ma che possano dare un contributo nell'andare a individuare la strada giusta, no? Sì. C'è qualcuno che... Ho gelato tutta la platea, no? Intanto salutiamo Marco, che ho visto che c'è. Che, beh... Sì, sono entrato e uscito, scusate. Ah, niente. No, perché no, mi sembrava molto carino, perché non so per quale motivo, ma non mi funziona la telecamera dal computer, per cui mi sono ricollegato dal cellulare. Nessun problema, ti chiedo se hai visto il video o... No, ho visto il video e vi ringrazio. Bene, che bene. Poi non è sempre mai per me molto simpatico rivedermi, ma va bene. Mi hanno detto che andava bene quello che ho detto, quindi... Andava benissimo. Quindi, no, magari se volete posso dire una battuta, visto che allora io non sono un paesaggista, e tra l'altro magari se dopo ha voglia magari Riccardo, che è più ha più quel tipo di competenze e sensibilità rispetto a me, però posso riportare quello che è un po' la nostra percezione e anche rispetto a quello che è un po' la storia del lavoro che noi abbiamo fatto, che è stato in parte presentato e poi si inserisce in ragionamenti più ampi. Noi lavoriamo soprattutto nelle aree urbane, poco nelle aree, diciamo, naturali, e credo che a Bologna ci sia sempre stata una grande attenzione a preservare storicamente, poi come si ricordava chi ha parlato prima di me, i colli, la collina, e c'è sempre una grande... Secondo me, io anche a me, quando mi è capitato di parlarne anche in contesti con appunto altri professionisti e anche da parte del comune, c'è sempre un'attenzione a muoversi con molta delicatezza quando si vanno a fare iniziative sulla collina, perché c'è un po' questo giusto timore di rompere degli equilibri. E come giustamente si diceva prima, no? Noi viviamo oggi una cosa a cui non eravamo abituati fino a 6 mesi fa, cioè questa esplosione di ricerca degli spazi verdi o degli spazi naturali vicino alla città o dentro la città. Fino a 6 mesi fa anche a Bologna era poco conosciuta. Adesso abbiamo questo boom. A me viene da dire, sarebbe curioso sapere, uno, quanto durerà, e due, se ci interessa alimentarlo. E lo dico pur essendo uno che lavora da anni anche sul tema di portare appunto tutto quello che è il tema dell'adattamento della resilienza urbana legata anche al greening.
e quindi questo è sicuramente un tema su cui forse sarebbe interessante anche ascoltare gli altri, cioè nel senso di capire, come si diceva prima, quanto questi equilibri che ci sono oggi possono reggere a un impatto, e già da un punto di vista sociale, nel senso che quelli dell'Eremo di Ronzano, se non sbaglio, qualche settimana fa hanno fatto una pubblicazione chiudendo i passaggi proprio perché non sopportavano più l'abuso, diciamo, degli spazi che i cittadini bolognesi stavano facendo della loro area verde, cose che non si era mai sentita prima. E quindi è chiaramente un processo che va accompagnato e su cui chiaramente bisogna trovare delle forme di equilibrio. Io penso anche che probabilmente quando si chiuderà la fase di pandemia o di emergenza sanitaria, sospetto, come in tutte le grandi passioni, che poi ci sarà una buona fetta di persone che decidono di ritornare a una vita, diciamo, più tradizionale. Rimarranno una serie di persone che magari hanno scoperto una parte di città che era lì da secoli e che non avevano mai frequentato e vissuto, quindi c'è anche questo aspetto. Noi dall'altra parte soffriamo una città che ha tanti spazi verdi, che ne potrebbe avere tanti di più, con uno spazio verde che io ritengo cruciale, ma su cui sono stati fatti dei dibattiti, soprattutto da parte dell'amministrazione, un po' contorti, che sono i prati di Caprara, e su cui credo che, insomma, sia un altro obiettivo prima di andare a investire la collina, parlo del Comune di Bologna, di una nuova pressione antropica, magari capiamo anche come valorizzare quello che già in città abbiamo, che potrebbe essere addirittura a minor distanza da noi. Sì, e non so se qualcuno vuole parlare, se no aggiungo una cosa, nel senso, secondo me una cosa molto interessante, diciamo, che un po' l'obiettivo, non so se obiettivo, comunque l'obiettivo di questo progetto non è tanto, diciamo, aumentare la pressione turistica sui colli, che non ne ha bisogno, e quanto, secondo me, la cosa interessante, almeno in seguito diciamo, alla ricerca e in questi mesi di studio su questo territorio, è cercare di mettere in relazione tutte le realtà che esistono nei colli di Bologna, che per creare una specie di dialogo tra di loro, no? Un po' sia per organizzare questo spazio, un po' anche volendo per avere più voce, nel senso, o anche per, diciamo, difendersi in alcuni casi da appunto azioni che può essere, diciamo, in qualche modo. Quindi, nel senso, secondo me la cosa interessante potrebbe essere appunto quella di cercare di creare una specie di dialogo tra tutte le associazioni e realtà che operano già sui colli, quindi che sono tantissime, abbiamo studiato. No, su questo sottoscrivo, e no, era più un riferimento alla riflessione precedente, no, su quello di mettere in rete e di far lavorare insieme i soggetti che a vario titolo si occupano e dell'animazione di questi spazi e della loro valorizzazione, ma soprattutto cura e tutela, è fondamentale. E la mia era una riflessione forse più di prospettiva, di capire bene questo, ma forse bisognerebbe interrogarsi anche su che cosa noi ci aspettiamo di portare a casa da questo tipo di cura, tutela, ma soprattutto animazione, perché è chiaro che più diventa strutturata e forte l'animazione, più c'è il rischio appunto che certi spazi possano soffrire di questa presenza. E quindi questa è più una domanda che io mi pongo di una affermazione. Sì,
Matteo devi eccomi qua, eccomi qua. Se posso aggiungere a Marco una considerazione, è anche vero che una delle motivazioni che ha spinto l'idea originaria del progetto, c'è anche quello che sono luoghi che sono permeati di una storia, quindi non siamo in mezzo all'Appennino, con tutto il rispetto, intendiamoci, non siamo nella bassa bolognese, siamo in luoghi dove ci sono delle emergenze storico-artistiche delle quali si è dimenticata l'importanza e il valore. Cioè, noi diciamo Ronzano, ma Ronzano, come la Pieve di Gaibola, come San Luca, magari la si conosce già di più, ma tutti questi luoghi, non so, anche San Vittore stesso, sono luoghi che non vi è la percezione da parte di un potenziale pubblico dell'importanza storica, e quindi quello di preservarne la memoria, no? Ecco, questo è un altro aspetto che va al di là dell'entità del flusso turistico, è quello di conservare e creare, non dico un museo a cielo aperto, ma comunque un luogo dove, al di là del picnic, al di là della pedalata in bicicletta o la camminata nordica, ma che sia un luogo che possa tramandare una storia che altrimenti andrebbe perduta. Sì, infatti diciamo che l'idea sostanzialmente, o meglio, il problema dei colli bolognesi non è che ci va poca gente, questo diciamo che è sempre stato, a differenza magari, non lo so, di altre situazioni di Loiano, che magari il loro progetto può essere volto, come dire, a incrementare anche proprio un numero di persone che conoscono questi luoghi. Il problema dei colli bolognesi non è quello, perché sono sempre stati molto frequentati. Noi quello che abbiamo visto sin da subito era che non era percepito come un luogo unitario, tutto lì. E quindi quello che ci stavamo chiedendo era appunto come farlo diventare un luogo unitario, senza per forza creare delle trasformazioni o comunque anche, non so, aumentare il numero di persone che ne devono fruire, o magari lo stesso numero di persone può essere distribuito in modo un po' più organico. Quindi diciamo che non lo vedo una situazione diversa sia dai prati di Caprara di cui parlava Marco, e comunque sì, non lo vedo in contrasto con quello che tu stavi dicendo, ecco. E i casi che abbiamo visto sono diversi, però la questione della frammentarietà infatti era poi un'altra delle suggestioni che avevamo, Alfredo, diciamo sostanzialmente un altro tema era quello di come superare le difficoltà legate alla frammentazione tra le proprietà pubbliche e le proprietà private, e che è un altro dei temi che abbiamo visto appunto che hanno affrontato a Loiano per il loro progetto, ma secondo noi esistono anche all'interno dei colli queste difficoltà, che poi magari non per crearci un parco per le biciclette, però anche solo per passeggiare il problema si pone, perché io l'ho fatto diverse volte quelle strade, e spesso ci si imbatte poi in proprietà private, e quindi chiaramente uno poi desiste dall'andare a passeggiare o fare trekking in quelle aree se non riesce a superare questi ostacoli di proprietà private. Quindi questo è un altro tema che abbiamo trovato interessante, e anche il modo in cui a Loiano lo hanno affrontato ci era sembrato originale, diciamo, appunto evitare completamente la strada ufficiale degli espropri, che assolutamente non è, diciamo, percorribile per dei progetti di questo tipo, comunque non lo riteniamo opportuno, però una sorta di comodato d'uso comunque delle situazioni di accordi tra pubblico e privato, abbiamo ritenuto che sia una via interessante, che tra l'altro a loro sta portando ottimi frutti. Non so come... Sì, e aggiungo una cosa che... Aspetta, tiro giù la mano così. E appunto, cioè, secondo me... Ah, scusa, dopo c'è Riccardo che deve parlare, ho visto... Ah, scusate, sì.
Io era solo per salutare, l'ho scritto in chat, perché come avevo detto... Abbiamo sì, un appuntamento alle 5:30, giusto per avere il tempo di bere una cosa. Certo, certo. Era una mano per... salutava. Esatto, esatto. Sì, no, anch'io vi devo salutare perché devo andare anch'io con Riccardo, scusatemi tanto, poi assolutamente siamo a disposizione, complimenti per il lavoro. Grazie mille di aver partecipato, averci dedicato un po' del vostro tempo. Grazie Marco e Riccardo. Rimaniamo in contatto. Poi ci aggiorniamo. Linkeremo anche noi il video, lo diffondiamo. Va bene. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Quello che volevo dire era appunto che, parlando dei colli di Bologna, è il tipo di fruizione un po' che secondo me non è il problema, che non è usato, è appunto il tipo di fruizione. Abbiamo visto che ci sono diversi parchi, diciamo, riconosciuti, accessibili, con un parcheggio a volte, quindi diciamo che bisognerebbe incentivare l'utilizzo, appunto, diciamo, la distribuzione in tutta l'area, diciamo, naturale di appunto percorsi che collegano i parchi, che in qualche modo riescono a permettere di fruire il parco senza dover per forza arrivarci in macchina o parcheggiare e rimanere in un posto, nel senso. Quindi l'idea è un po', secondo me, interessante, e uno spunto che potremmo trarre anche dall'esperienza di Loiano è appunto quella: eventualmente è possibile creare una rete di percorsi che faccia in modo che questo luogo sia fruito in modo diverso da come è fruito adesso. Sì, anch'io ho trovato il progetto di Loiano molto interessante da questo punto di vista, perché il fatto di appunto trovare una soluzione con questo comodato, cioè in questa forma, diciamo, di comodato, per mettere in rete i vari sentieri, no? Si potrebbe tradurre nell'area dei colli per andare a completare quella rete che il CAI ha iniziato a individuare. E una parte di rete CAI è esistente, una parte è invece solo di progetto e si scontra con le tante problematiche legate appunto alle proprietà private, e quella di Loiano potrebbe essere una buona pratica da vedere, di esportare, diciamo. Proprio perché il progetto sui colli, tra le varie attività, ha quella di dire: ci sono diversi parchi pubblici, poco valorizzati, tranne pochi, però la maggior parte sono poco valorizzati e poco differenziati fra loro. Però non si ha la possibilità di accedere al parco a piedi o in bici, perché appunto ci sono questi sentieri interrotti, e non creare una rete di percorsi per una mobilità lenta permetterebbe di, come dire, fruire dei colli nel loro insieme e non come tante piccole isole disconnesse tra loro. Poi trovo molto interessante la suggestione che ha dato Marco, perché il tema dell'equilibrio penso sia veramente la chiave. Cioè, in questo anno sui giornali ci sono state diverse polemiche, no? I cittadini bolognesi sono stati definiti delle cavallette che andavano a distruggere quello che trovavano sui colli, e quindi i colli e i cittadini di Bologna, nel suo insieme Bologna, con questa grande area verde, penso che debbano iniziare un dialogo sul tema colli e capire
cosa si può fare, quali sono gli equilibri che si potrebbero trovare per permettere ai cittadini bolognesi di fruire di una parte del territorio e dall'altra parte, come dire, non invadere gli spazi e le proprietà in maniera, diciamo, fastidiosa. E volevo aggiungere solo una cosa, che diciamo come modalità più operativa, l'idea che hanno avuto per l'estate passata Roberto con i ragazzi dell'associazione Chiocciola Parco Sasso Simone Simoncello, questa sorta di festival che se ti ricordi Matteo avevamo un po' ipotizzato anche noi, ha funzionato molto, nel senso che lì parliamo di una dimensione molto più ampia perché sono 5.000 ettari, un parco interregionale, però io appunto avevo partecipato ad alcuni di quegli eventi e il fatto di avere questi eventi sparsi, questi concerti, spettacoli all'interno del territorio, in alcuni luoghi ci si arrivava proprio esclusivamente a piedi, e quindi mescolare ad esempio la parte di guida naturalistica alla parte culturale, ho trovato una cosa che ha funzionato molto bene e ha fatto conoscere il territorio anche a persone che forse non avrebbero avuto altre occasioni perché magari per la sola escursione non ci sarebbero andati, e invece questa formula diciamo ha reso un territorio più organico, che era un po' l'idea che avevamo noi, era la suggestione che abbiamo sempre avuto sin dall'inizio per cercare di ricucire questi isolotti che sono all'interno del parco. E quindi anche quella cosa ho notato che, non so, nel loro caso mi pare che abbia funzionato e il risultato era stato molto, molto bello. Sì, volevo aggiungere una cosa appunto sempre su questo argomento, nel senso che appunto come l'associazione Chiocciola organizza e attiva delle attività nel territorio con la comunità locale, quindi con le associazioni, con la gente che ci abita lì, questo è un modo, secondo me, anche per organizzare un'offerta turistica che comunque sia in sintonia con quelle che sono le necessità degli abitanti, delle attività locali di un posto, no? Quindi quello è sicuramente un modo per diciamo per far conoscere, ma diciamo più che far conoscere per creare anche un indotto volendo per le attività, però diciamo con una certa sensibilità e in un modo più sostenibile. Sicuramente sì, se posso intervenire. C'è da dire che io frequento i Colli di Bologna da circa 60 anni, perché avevo 5 anni, quindi è presto fatto il conto, no? E ci sono sicuramente i residenti che si sentono dei cittadini privilegiati, no? Perché sono in fondo bolognesi, in 7, 8, 10 minuti di auto si arriva in centro, auto, scooter, quello che è. Ma al tempo stesso si ha il grande privilegio di essere immersi completamente nella natura. Quindi sui residenti io vedo magari maggiori difficoltà a coinvolgerli, anche se sicuramente se i percorsi del CAI, se li guardate sulla pianta che vedevamo prima, vanno tutti da nord a sud, insomma sono sulla direttrice nord-sud, non ce ne sono in quella est-ovest perché devono attraversare dei terreni privati. Questo ci fa capire che i privati per adesso sono stati sordi a questa richiesta, no? A dare una risposta a questa esigenza di permettere lo scavallamento da una valletta all'altra valletta. Quello che io ritenevo da residente nella zona è quella di non vedere, soprattutto di cercare di organizzare, di regimentare e per quanto sia di controllare la correttezza e il senso civico di chi va sui colli. Cioè il problema delle cavallette di Ronzano non è solo dato dal numero delle persone, ma è dato da come lasciano il territorio dopo averlo sfruttato.
e quindi rifiuti e quindi avanzi di cibo e segni pesanti del proprio passaggio. Ecco, questo penso vada un po' al di là del coinvolgimento, ma diventerebbe un'educazione al senso civico, no? E però se uno valorizza un territorio, la conseguenza dovrebbe essere che chi va ne percepisce il maggior valore e quindi in fondo lo dovrebbe maggiormente rispettare. Okay. Giulia, hai alzato la mano, ho visto? Sì, avevo alzato la mano perché mi sono segnata un po' di parole chiave che mi sono sembrate, come dire, interessanti e utili per mettere insieme un po' le cose. Cioè, quello di cui parlava Marco del rischio, no? Quindi della delicatezza che c'è nel trovare nella difficoltà che c'è per trovare un equilibrio nell'agire sui colli e quindi della necessità di una delicatezza, no, nell'agire, che è la parola che ha usato Roberto della chiocciola, no? Quindi entrare un po' in punta di piedi con usando e mettendo in rete, no, già le risorse che ci sono però è importante secondo me farlo per quello che diceva Matteo, quindi di non dimenticare, di non perdere quello che è il patrimonio che c'è sui colli, no? Perché rischiamo di dimenticarci che effettivamente anche lì ci sono delle storie, ci sono delle persone e non ci sono solo appunto le cavallette, no? Quindi questo, ecco, io penso che il fatto di mettere in rete un po' i parchi e proporre un tipo di turismo possa richiamare, cioè di turismo tra virgolette, no? Turismo di prossimità, possa richiamare un certo tipo di persone. Cecilia, sì. Non so, secondo me se possiamo anche... C'è Roberto che vuole dire una cosa. Ah, okay. Vai. Roberto, ho alzato la mano adesso. Scusa. No, secondo me questo tema della, come dire, della volontà dei residenti anche di, come dire, preservare, vediamola così, no? È interessante, nel senso che da un lato appunto pone una questione problematica, dall'altro può essere insomma usato, no? In qualche modo. E per cui, per esempio, se mi sembra di vedere l'importanza, per esempio, di fare un percorso partecipato con loro dal momento in cui si voglia attivare, per esempio, un incremento delle attività, dove queste anche loro, come dire, quelle cose che le hanno fatti incazzare la scorsa estate, no? Che siano effettivamente ascoltate e messe insieme, non tanto insomma, proprio per non dare modo che siano espresse con una modalità conflittuale, ma che siano ascoltate, messe insieme, anche razionalmente analizzate e messe anche in, come dire, raggruppate, no? In tematiche, e per esempio anche secondo me due azioni che sono, possono essere importanti sono in generale una comunicazione diffusa poi nel territorio che risponda anche a queste eventuali esigenze che sono emerse. E per esempio porto alcuni casi di alcune aree protette che ho trovato interessanti, dove per esempio al posto di come dire, mettere i cestini per raccogliere l'immondizia, hanno preferito togliere i cestini e segnalare il motivo. Per esempio in una zona, in un'area naturale, la presenza di cestini può essere un problema per le specie di animali selvatici, no? E paradossalmente, come dire, questa cosa diventa anche un modo per cui
diventa anche un invito, no? Anche a portarsi a casa. Adesso prima parlavate un po' di questo caso specifico, ma immagino poi ci siano anche delle cose più complesse, come per esempio quelle della proprietà. E in più, appunto, in generale, forse anche la proposta di attività che magari vedono anche gli abitanti e i residenti un po' al centro, perché alla fine poi sono detentori di saperi anche specifici, no? Su un certo luogo, e per cui il fatto che siano coinvolti e che gli viene dato e che gli venga dato anche un ruolo e riconosciuto anche il sapere che loro hanno, no? di quel territorio, per cui delle attività organizzate che ovviamente non mi sto riferendo a tour operator, ma immagino soprattutto associazioni locali o anche esperti locali, no? Però che siano coinvolti. Io vedo per esempio un po' nel nostro caso quanto anche in maniera inaspettata comunque le persone con piacere, no? Si fanno accompagnare per esempio da una guida ambientale, in parte perché magari vanno a vedere posti che da soli non avrebbero nemmeno frequentato, anche semplicemente per difficoltà e soprattutto per la possibilità di conoscere delle informazioni nuove, no? E dunque anche per magari venire a contatto con delle ricerche specifiche che queste guide fanno. E per cui penso, ecco, che, come dire, a partire da quello che può essere un potenziale conflitto, che è quello che è emerso, si possa in qualche modo utilizzarlo, vedendolo come un interesse, no? Come la manifestazione di un interesse per un patrimonio naturale, culturale, possa essere dirottato con appunto un po' queste attenzioni, forse comunicando bene nel territorio anche attraverso le informazioni che emergono dalla consultazione del territorio e per esempio organizzando delle attività che rendono gli abitanti anche un po' protagonisti ai quali gli viene riconosciuto, ecco, un ruolo. Così, ma queste sono idee, insomma, così, suggestioni che mi vengono così un po' ragionando a voce alta. Sì, sì, no, grazie mille, anzi. E se c'è qualcun altro che... Se posso un attimo, infatti, io poi sono anche viziato dalla mia esperienza, che alcuni di voi conoscono, della torre, no? Lo dico per chi non mi conosce direttamente, io la mia attività principale è quella di gestire una torre medievale in centro a Bologna. Allora, la torre la si può vedere come un susseguirsi di gradini per andare a vedere un panorama, però dal momento in cui invece l'ospite viene accompagnato e gli si racconta che cosa è successo in 9 secoli di storia, già il luogo assume una valenza, un sapore, un'importanza molto diversa. E vedo un parallelo anche con i colli bolognesi, cioè io posso tranquillamente camminare, sto facendo un'attività fisica esperienziale di paesaggistica, tanto siete paesaggisti la maggior parte di voi, però sapere magari che cosa si è svolto nel corso dei secoli in quei territori, come venivano vissuti, come si sono antropizzati nel corso dei secoli e che eventi storici si sono verificati, eccetera, sicuramente ne aumenta di gran lunga il valore. Ecco che allora, come diceva Roberto, anche il coinvolgimento di qualche anziano del luogo o chi ha, e ci sono persone che io già ho contattato, che hanno collezioni di foto d'epoca piuttosto che sono detentori di un rimando di racconti che travalicano i secoli, sono preziosissimi perché diventano degli affascinatori di chiunque si rechi su quel territorio e vada un po' al di là della semplice attività fisica data dalla bicicletta o dalla camminata, insomma. E credetemi, in quel territorio c'è tanto da dire e tanto da sapere. No, è quello che ci interessa anche molto, perché ad esempio anche nell'associazione di Roberto sono molto legati a questo tema, se non ho capito male, diciamo, anche questa loro il fatto di insediarsi in questo piccolo borgo e diciamo di portare avanti queste tradizioni che gli anziani del paesino avevano, di raccogliere queste antiche sementi, eccetera,
fa parte comunque di un, tramandare un sapere di un territorio che indubbiamente c'è anche sui colli, nonostante poi abbia perso la sua natura, diciamo, rurale, come evidente, però a maggior ragione forse il fatto che l'avesse avuta può essere una cosa che può emergere nell'idea di un progetto di un parco unitario, ecco. Non so, direi che abbiamo sviscerato un po' di cose. Non so se Luiso, se alcuni ospiti dalla Spagna, organizzatori o ospiti. Sì. Ciao. Ciao a tutti. Scusate per la maschera, perché sono a studio e quindi devo portarla. E scusate ancora perché il mio italiano è un po' dimenticato. E scusate una terza volta perché io sono un po' sono invitato qui e magari non capisco bene tutte le interazioni e tutti gli ecosistemi fra voi. Ma c'è una domanda per Matteo e Roberto e pure anche per gli ambasciatori. Nella mia esperienza è molto importante capire quando parliamo da territorio, quando parliamo della città, la differenza fra quello che sono i problemi e quello che sono controversie. Non so se controversi, se c'è la parola anche in italiano, sì. Capindo, entendendo che i problemi sono soggetti che dipendono dalle volontà politiche, dipendono da soldi, che ci sono soldi per risolverci, e dipendono anche dall'educazione delle persone. Quindi i problemi sono cose che probabilmente tutti sappiamo e tutti ci mettiamo d'accordo anche sono problemi. Non c'è un consenso quando sappiamo che magari la luce non funziona nella strada o il tombino non prende l'acqua, no? Questi sono i problemi. Sono cose che possono essere risolti per politici, per soldi e anche per l'educazione, quello che diceva Matteo, delle persone andando in campo, in campagna e con tutti i rifiuti, non lo so. Ma per me quello che è importante è le controversie, perché le controversie sono le cose che, non so come spiegarlo, non ci mettiamo d'accordo. Per esempio, magari uno pensa che una cosa è buona e l'altra persona pensa che non è buona, no? Per esempio, una controversia classica è il turismo. Per le persone che vivono del turismo e hanno un negozio che dipende dal turismo, il turismo è una cosa buona, è una cosa che si bisogna. Magari per altre persone che non c'è niente da avere con il turismo, vive in un contesto rurale e pensa che il turismo non è buono perché troppe persone in un posto è troppo pressione, no, sul territorio. Questa è la controversia classica. E qui la mia domanda è per Roberto, per Matteo, anche per gli ambasciatori. Quale pensate voi che sono le principali controversie su Parco Colli, sulle colline, le colli bolognese? Perché per me questa è la differenza che dobbiamo capire, differenza fra problemi e controversie. Tu per controversie intendi conflitti? Conflitto, controversia, proprio. Non lo so, magari Alfredo posso spiegarlo meglio in italiano.
Sì, non so se esiste una parola, adesso non mi viene in mente. Controversia esiste, esiste. Sì. Mi chiedevo se è, diciamo, il senso è quello del conflitto tra due, tra le parti, diciamo, degli attori. Sì, è, il senso è quello, nel senso, cose che, diciamo, per qualcuno è un problema, diciamo, fatti che per qualcuno è un problema, invece per altri sono un'opportunità. Cioè, sì, un problema si risolve, ma una cosa che per qualcuno è un problema, per altri no, o è un'opportunità, lì sì che c'è un problema proprio di dialogo e di intenzione. Quindi questa è un po' la domanda di Manu. Il conflitto è un po', per me è un po' forte come concetto. La controversia è che due persone, due attori, non si mettono d'accordo. Se una cosa è proprio buona o proprio cattivo. Se posso, perché io non riesco a alzare la mano, vi chiedo scusa, quindi ho solamente aperto il microfono. Allora, penso di interpretare in questo modo, cioè se c'è la necessità di rifare il manto di asfalto in una strada interna al parco, è un vantaggio per tutti, è un vantaggio sia per chi opera economicamente sia per chi vi risiede. Diverso potrebbe essere il caso che Irene e gli altri ambasciatori avevano portato come ipotesi, quella di dire per favorire una fruibilità in massima sicurezza del territorio, noi il sabato e la domenica rendiamo le strade pedonali. Allora, perfetto per chi deve organizzare gli eventi, una disperazione per chi vi risiede, perché se io rinuncio a vivere nella città con tutte le comodità e faccio una scelta coraggiosa e anche onerosa di andare a vivere sui colli apposta per non avere problemi di parcheggio se vengono gli amici a trovarmi, la domenica, se tu gli chiudi la strada al traffico, crei chiaramente un grande disagio. Questo è un conflitto, questa è una conflittualità, cioè l'interesse dell'uno diventa un problema per l'altro e viceversa, naturalmente. Non so se ho ben interpretato quello che dicevi, Manuel. Io credo di sì. Penso che fosse questo il punto, diciamo, che questo è sicuramente un nodo e infatti la nostra proposta era abbastanza radicale su quel fronte e tu ci avevi fatto notare una controversia possibile sicuramente era questa. Altre potrebbero essere anche chiaramente un aumento, cioè diciamo che già il fatto che naturalmente le persone abbiano cominciato in questo periodo di emergenza sanitaria a frequentare i colli maggiormente rispetto a prima, automaticamente si è generata un'altra controversia, che è quella, i colli sono uno spazio silenzioso e calmo rispetto al caos della città, nel momento in cui tutti si riversano sui colli, ecco che non ho più il mio spazio di silenzio che mi ero andato a ricercare. Quindi ti replico subito, io ho vissuto, come vi dicevo, per decenni di colli, mi ricordo che per esempio c'era un tiro al volo, quindi un tiro al piattello, anzi, chiaramente bello come richiamo, però tutta notte sentire pum 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 fino a mezzanotte o l'una di notte era un grande disturbo per chi voleva riposare in silenzio. Aprirono al Parco Cavaglioni una discoteca all'aperto, c'erano le auto parcheggiate fino a un chilometro di distanza, quindi capite che è la musica ad altissimo volume. Ecco, queste cose andrebbero evitate, perché sennò lì sì che si creano delle tensioni all'interno del territorio che fanno solamente male alla riuscita del progetto nel suo insieme. Chiarissimo. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, altrimenti direi che possiamo volgere al termine. Abbiamo sviscerato più o meno tutti i punti e le suggestioni che avevamo così, che avevamo dedotto dalla nostra ricerca. E se nessun altro
vuole commentare o fare delle domande, passerei la parola a Luiso, l'organizzatore, diciamo il moderatore del progetto nel suo insieme, per le conclusioni. Bueno, tante grazie Cecilia e tante grazie a tutti per la conversazione. Per me è molto difficile chiudere questo. Per me di sì parte un montone di un grande, come molte questioni, molte interroganti, che se interessante di parlare. Mi è quedato con la, come si dice, I want to make an intervention, but my Italian is very bad. You can speak in English and then... Sí, no. Dilo en español, que también te entienden. Dilo en español, sí, exacto. No, sé como pensamientos de cómo trabajar, cómo de este del conflicto o cualquier otro de la controversia y de... Per me era más de las redes de trabajo, como algo muy interesante es mapear bien, como entender qué hay en el territorio, como el territorio que puede dar en sí, que son controversias, que son situaciones difíciles, pero que son también recursos y oportunidades. Y estos recursos es la cultura propia de ese lugar, qué hay, por qué es interesante, cuál es su patrimonio, pero también recursos como el del museo, qué lugares o qué espacios pueden albergar cosas, qué oportunidades en términos de espacio, y cómo esto te va generando un mapa que al final va generando como una red de trabajo. ¿Qué personas hay en ese territorio? ¿Qué intereses hay en ese territorio? Y a partir de empezar a conectar un poco esas cuestiones, ¿no? No tanto como decir, es que este es el conflicto o esta es la controversia, ok, vale, pero que además esta controversia nos lleva a una historia interesante, ¿de dónde viene esto? Empiezas a tejer una cuestión más amplia y eso como permite como trabajar con esas redes que también son interesantes porque pueden conectarte con otras cuestiones que a lo mejor no estabas ni pensando. A mí me interesa muchísimo entender cuáles son esas controversias de Parque Coli solamente por esta conversación y por esta red que hemos establecido, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden empezar a trabajar esas redes y esas conexiones? Es algo muy relevante y que puede llevar a situaciones como la que estaban hablando de cómo un privado en el monte habla con alguien que quiere recorrerlo en bicicleta y llegan a un acuerdo porque se ha establecido una conexión como muy, muy diversa, que no estaba pensando tanto en las dificultades, sino en las oportunidades. Pero bueno, son muchas reflexiones y nada más quería agradeceros que la conversación. Thank you very much, tante grazie a tutti por questa conversazione y por vuestra participación en tutto questo. Y especial agradecimiento a los embajadores y voglio dire una cosa que el próximo jueves abbiamo un altro parlamento così natural rural a la misma hora pero en el Pirineo francés en Ariège. Si voy a participar es troppo interessante questa questione della controversia di questo territorio rurale, come può parlare con la controversia di altro territorio rurale e come possiamo connettere questa questione, queste situazioni, queste realtà e soprattutto questi progetti tan incredibili. Muchas gracias Roberto y muchas gracias Mateo. Y nada, Cecilia, Alfredo, sí. Irene, voi Chiosuri, Giulia. Grazie a te. E, si stava dicendo che giovedì prossimo
ci sarà un altro Parlamento, diciamo localizzato sui Pirenei francesi, se non ho capito male, e trova degli aspetti, delle analogie rispetto alle controversie che abbiamo affrontato, e quindi se per caso vi va di partecipare, lui sarebbe molto contento. Poi nel caso vi manderà il link e tutto quanto. Io anche colgo l'occasione quindi per salutare, ringrazio gli ospiti Roberto, Matteo e vabbè, gli altri che se ne sono andati, siete stati gentilissimi a partecipare. Direi che è stata una bella chiacchierata diciamo che le opinioni, le vostre idee sono sicuramente non solo state interessanti, ma saranno frutto anche di così porteranno a un ulteriore sviluppo del nostro progetto. Quindi vi ringrazio di nuovo tantissimo e vi saluto. Grazie a tutti, anche all'organizzazione, Luiso e tutte le componenti spagnole di questo progetto, e anche a chi è intervenuto, che non è parte dell'organizzazione, e quindi direi che vi saluto. Ciao a tutti, grazie. Possiamo chiudere. Grazie. Apriamo tutti i microfoni, così salutiamo generale. Sì, possiamo attivare i microfoni. Grazie ciao, a tutti. Grazie mille. Ciao, Roberto, ciao, ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao, Lourdes. Ciao. Enhorabuena. Qué guay.